Siano lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, questa è la domenica del grande comandamento, comandamento dell'amore di Dio, come Gesù ci ricorda nel Vangelo, che è la base di tutti gli altri comandamenti. Sapete che anche nel Decalogo i primi tre comandamenti riguardano direttamente Dio e poi dal quarto al decimo riguardano il prossimo. Questo per farci comprendere come è come una casa. Le colonne si costruiscono sulle fondamenta. Se non ci sono le fondamenta, le colonne non reggono. Così, senza l'amore di Dio, come dicevo nell'omelia di ieri sera, l'amore del prossimo o non c'è, o non è autentico, o non regge. Presto o tardi è destinato a crollare. Ora, in quest'ultima riflessione con voi volevo polarizzare l'attenzione su un aspetto molto particolare. La parola comandamento. Prima domanda. Proviamo a rispondere al volo in coscienza. Ma è possibile comandare l'amore? Che diciamo noi nel parlare comune? Al cuore non si comanda, giusto? E quindi Gesù che si è sbagliato. Ha detto il primo grande comandamento, il primo e comandamento è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore. Ieri sera approfondiamo questo tuo, tutta la tua anima, tutte le tue forze. Lo comanda. E allora? Voi capite che un comandamento, se una cosa è comandata, quando ci viene comandata una cosa, da che dipende il fatto che quella cosa sia fatta oppure no? Dalla nostra volontà. Se la voglio fare, lo faccio. Se non lo voglio fare, trasgredisco, non lo faccio. Ma siete tutti quanti bravi, stiamo tutti mascherati, no? Perché stiamo mascherati? Perché ci hanno comandato che tra il sacerdote durante la messa bisogna stare mascherati. Se uno vuole obbedire, si maschera. E se dovesse trasgredire, si smaschera, d'accordo? Da cosa dipende questo? Perdonatemi l'esempio molto... Da un atto della nostra volontà. Prima indicazione. L'amore di Dio non è un sentimento. È un atto della nostra volontà. Cioè io devo scegliere se amarlo oppure no. Poi Gesù spiega che significa, omelia di ieri sera. Amarlo con la mente, cosa significa? Tutti quanti voi conoscete bene il nostro Signore, lo conoscete benissimo, sapete tutto quello che pensa, sapete tutto quello che vuole, siamo così sicuri addirittura che esiste? Sì, speriamo, insomma. Allora, se io voglio amare Dio con tutta la mente, cosa devo fare? Devo dedicare tempo, energie e tutto a cosa? Ad approfondire la sua conoscenza attraverso tutti quanti i mezzi che l'esperienza della vita della Chiesa, la testimonianza dei Santi, mette a disposizione. Se lo faccio, ho fatto una scelta, quindi sto amando Dio con tutta la mente, altrimenti no. Un po' più difficile, con tutto il cuore, quindi con tutta la dimensione affettiva, vuol dire che la mia scelta di vita è questa qui. In tutte quante le operazioni che farò, le grandi decisioni, eccetera, eccetera, prima mi confronto con la volontà di Dio, per come la conosco. Se quella cosa mi sembra volontà di Dio, la faccio, altrimenti no. E al primo posto nei miei affetti ci sarà Dio e la sua legge. Questo se si cominciano a fare degli esempi, adesso faccio saltare dalla sedia qualcuno, no? Chi è mamma qui dentro? Secondo noi, si deve amare di più Dio o un figlio? Per una mamma, qui si dice, qui cascano tanti asini, si deve amare più Dio, più di un figlio è una piezza e gola, come si dice, cioè il dolore più grande che possa esistere, penso per una donna, è la perdita di un figlio, ma vogliamo chiederlo alla Madonna, cosa ha fatto la Madonna sotto la croce? Ha amato di più Dio la sua volontà o suo figlio? Capite? Qua non è che si scherza. Allora, primo punto, quindi il nostro grande conforto. Secondo punto e poi abbiamo finito. Voi sapete che tra noi, quando c'è un comandamento,
Un comandamento cosa significa? Primo, quella cosa obbligatoria, non è nella tua facoltà decidere, cioè tu non sei libero di decidere lo faccio o non lo faccio, no, tu lo devi fare, anche se comandamento è diverso da costrizione. Mi seguite? Qui parla anche un pochino il Don Leonardo, antico giurista, no? Ma voi sapete che un comandamento, quindi una legge, è legge, questo proprio da un punto di vista di teoria generale del diritto, se al trasgressore viene comminata cosa? Una sanzione. Se tu trasgredisci, c'è una conseguenza, c'è una sanzione. Mi seguite? Questo vale per le leggi civili. Se voi andate in giro senza mascherina, di che tocca parlare, se va acchiappano e vanno la multa, d'accordo? Giusto? Cos'è la multa? È la sanzione, una sanzione amministrativa, d'accordo? A una trasgressione di un provvedimento fatto dalle autorità governative che, secondo la Costituzione, hanno la possibilità in certi periodi di intervenire autoritativamente, d'accordo? Aspettiamo. E la sanzione per chi non osserva il primo comandamento qual è? Cioè dovrà essere una sanzione, perché nostro Signore sta dicendo, attento, quando nostro Signore ci dà un comandamento, non è che vuole limitarci, vuole dirci, guarda figlio mio, questo argomento non è un optional, è una cosa necessaria, se no io non te lo direi, capite? Su molte cose il nostro Signore ci lascia liberi, d'accordo? Hai del tempo libero? Vuoi andare a fare una passeggiata, vuoi andare a vedere un bel film, vuoi telefonare un amico, non ci sono comandamenti su questa cosa. Quando c'è un comandamento vuol dire sta attento, questa non è una cosa in cui ti puoi risultare, questa è una cosa necessaria per te. Qual è la sanzione per la trasgressione dei comandamenti? Perché su questi comandamenti di Dio hanno una disciplina un po' diversa dalle leggi umane. Se tu trasgredisci una legge umana, interviene l'autorità, la magistratura o la forza pubblica e ti commina la sanzione. Alla trasgressione corrisponde una sanzione comminata dall'esterno. E alla trasgressione dei comandamenti? Sapete che succede? Che la sanzione scatta in automatico, non c'è nessuno. Se tu fai il male, appena trasgredisci quel comandamento, tu quel male lo generi dentro di te e fuori di te, ipso facto. Sapete che nella Chiesa esiste una cosa, no? Per farvi capire un po' questa cosa, esiste una cosa che si chiama la scomunica late sentenzi. Ci sono alcuni peccati, voi sapete che la scomunica è l'atto massimo, diciamo così, di attestazione del fatto che tu stai proprio fuori dalla comunione della Chiesa e viene comminata dall'autorità che ha il potere di farlo, che è solo il Papa. Ma ci sono alcune cose che la Chiesa dice, appena le fai, non serve che intervenga il Papa. Per il fatto stesso di averla fatto, la scomunica scatta in automatico. Quasi nessuno sa che, per esempio, per il delitto d'aborto, c'è questa cosa, Il delitto, appena uno abortisce volontariamente, chi abortisce, chiunque coopera, è scomunicato immediatamente, late sentenze, subito. Per cui un tempo, prima che Papa Francesco desse a tutti quanti i sacerdoti l'autorizzazione, l'ha dovuto dare il Papa ad assolvere da questo peccato, voi sapete che quando si confessava il peccato d'aborto bisognava chiedere al vescovo la possibilità di assolvere, perché un prete non poteva farlo, perché non ha il potere di rimettere la scomunica inerente al peccato d'aborto e doveva darla al vescovo. Poi con il Giubileo della Misericordia il Papa ha esteso questa facoltà dall'alto della sua autorità a tutti i sacerdoti e l'ha lasciata anche dopo, capite? Ma c'è voluto un atto del Papa per rimettere, perché la scomunica la dà il Papa e la toglie il Papa. Capite? Se tu trasgredisci un comandamento, il male scende su di te subito. Ecco perché il nostro Signore dice sta attento. Allora voi sapete che significa il male? Quanti generi di male esistono? Esiste il male fisico, il male morale, il male affettivo e il male spirituale. Vogliamo fare un po' di elenco di mali? Le malattie, la morte, i flagelli che stiamo vivendo, da dove vengono? Punto interrogativo. Dal caso? Da non si sa bene cosa? A livello personale o a livello collettivo? Vogliamo fare... I malesseri che ci portiamo dietro, il senso di solitudine, la tristezza, la depressione, le disgrazie della vita, quando sembra che ci va tutto storto, come si dice. Siete mai chiesti da dove vengono? Se tu
anche inconsapevolmente, quindi anche senza rendertene conto, accumuli trasgressioni su trasgressioni, ma oggi, secondo voi, chi ci fa attenzione al primo comandamento? Cioè, ma la vediamo com'è la Chiesa la domenica mattina, no? Ma non è solo qui così. Il terzo comandamento, nessuno l'ha abrogato, Non è stato abrogato. La domenica mattina ci dovrebbe essere la fila davanti alle chiese con i carabinieri e le norme del distanziamento dovrebbero essere, come dire, osservate con fatica, perché ci dovrebbe essere, come dire, una folla universale. Se tu non vai a messa la domenica, tu pensi che non succeda niente? Ma attenzione, capite bene quello che sto dicendo, Non è che il nostro Signore, attenzione, dice: ah, non sei venuto a messa, mo te faccio vedere io, mo te mando una disgrazia. No, no, non è così, Quando tu commetti il male oggettivo, quel male immediatamente scende su di te. Ecco perché prima di confessi è meglio, per rompere questa catena di sofferenze e di morte. Domanda: voi pensate che qualcuno dei nostri esseri umani ci pensa a queste cose? Ma voi pensate che qualcuno ci crede? Cioè, mi sento male, sto male, che comincia a dire? Fa mandare allo psichiatra, dallo psicologo, da qualcuno, fammi prendere una benedizione che tanto male non fa, perché le benedizioni sono cose importantissime, io le do a chiunque me le chiede, ma la benedizione è un aiuto, non è la soluzione, perché se io te benedico e tu continui a fare tutto come te pare e a stare fuori dalla legge di Dio, l'effetto della benedizione dopo 5 minuti l'ha già perso, capito? Perché continui a generare male in continuazione, capito? Qualcuno va dal mago a leggere il futuro, a farsi leggere le carte, cioè, come faccio a togliere la fattura? Voi sapete, nei paesi mi raccontano che le persone anziane ti mettono l'olio sulla testa, non so che cose strane fanno per togliere il malocchio, tutte queste cose qua. O chi è superstizioso, chi non passa sotto le scale, chi se cade l'olio per terra, se fa attaccare, cioè, te, fa attaccare, costa 10 euro al litro, no, perché porta iella, insomma, queste cose qui. Allora, fine del discorso. Se tu non metti, cioè, se il primo comandamento è mettere Dio al primo posto e amarlo con tutto te stesso, chiediamoci quanti lo fanno oggi e non stupiamoci dei tanti mali che viviamo. Questa è rivelazione, questa qui. Guardate che, se avete il catechismo, non sto parlando a nome mio, cioè la Chiesa illuminata da Dio insegna questo, capite? È una risposta alla causa dei problemi più profondi che attanagliano l'uomo. Ci sono tante altre risposte che vengono date da altre campane, da altre fonti. Ecco perché la nostra coscienza è interpellata. A chi do retta io, punto interrogativo? Capite? Allora, quando noi osserviamo i comandamenti, e chiudo, non è che noi facciamo un favore al nostro Signore. Sapete a chi lo facciamo il favore? A noi stessi. Perché ci avremo una vita serena e benedetta. Se noi non li osserviamo i comandamenti di nostro Signore, sapete a chi lo facciamo il dispetto? A noi stessi, capite? E dopo aver cominciato l'anticamera dell'inferno in questa vita, perché questa vita può diventare l'anticamera dell'inferno, se uno continua fino alla fine senza mai chiesto al Signore: Signore mio, ho fatto un macello, sono stato un idiota, perché io con la mia volontà stupida sono stato la causa di tutti i miei mali, perdonami. Il nostro Signore ti abbraccia subito. Ma se manco questo si dice al termine della vita, quindi l'inferno cominciato qui prosegue dopo, e non cominciamo a dire, come molti dicono, che è colpa di Dio, perché la colpa, quando diciamo la responsabilità, perché non sempre c'è colpa, perché gli uomini non si rendono conto di quello che fanno, è solo la nostra. Chiediamo alla Madonna che ci aiuti a interrogarci su queste cose e anche a prendere posizioni, cioè ci credo io a queste cose qui, perché è la prima, e sono capace quindi di vivere di conseguenza. Siamo lodati Gesù e Maria.